Ciao a tutti. Abbiamo avuto due relazioni molto diverse una dall'altra. Devo dire che in linea di massima io concordo con il 99% di quanto detto. L'unica cosa avrei da dire un po' sulle ferrate. Questo è proprio l'unica cosa. Ma non voglio assolutamente parlare di questo. Il primo a parlare è stato Heinz Grill, che ha parlato, secondo me, non tanto di libertà, quanto di liberazione. Io non so se la differenza tra libertà e liberazione può essere chiara a tutti, però pensateci un attimo. Liberazione è un concetto altrettanto filosofico di libertà, che certamente è stato tirato fuori anche lui migliaia di anni fa, per primo da Buddha, il quale parlò di liberazione. Anche lì si parla di liberazione dell'anima dal corpo, sostanzialmente, e quindi siamo in tema. Ci pensò poi il campo alpinistico, niente meno che Domenico Rudatis, quello che salì per primo lo spigolo sud-ovest della Busazza assieme a Leo Rittler e il trentino Renzo Widesot nel lontano 1929, quindi, che scrisse parecchio su questo argomento e addirittura in tarda età, diciamo negli anni 70, quando lui ormai viveva a New York, scrisse un magnifico libro che proprio si intitolava Liberazione, ed è il tema esatto, visto in maniera diversa se volete, ma insomma è il tema della liberazione dell'anima dal corpo. Io però sto sul concetto di libertà e sembra più semplice, in realtà non è poi così tanto semplice, anzi io credo che il titolo già ci porta subito in argomento dicendo libertà dell'alpinismo sulla base dei valori durevoli. Beh, come dire che dovrebbe essere un valore durevole, ma io lo spero che sia un valore durevole. In realtà, perché stiamo facendo questo convegno? Perché tutti quanti sentiamo che in qualche maniera questo valore durevole della libertà in alpinismo tanto durevole non è. Non è perché è minacciato da tanti fattori, chiamiamoli, che impediscono un regolare sviluppo, anzi che addirittura vorrebbero che questa libertà non ci fosse. Quindi non è durevole da solo, è durevole esattamente quanto lo vogliamo noi e quanto lo difenderemo noi, questo valore. Liberazione è una roba universale, ne parlava appunto Buddha, ne parlava Jung, ne ha parlato Rudatis. La libertà invece è un problema nostro di questo momento. Per libertà si intende anche una cosa semplicissima, come quella per esempio adesso di dire una cosa che a me viene in mente in questo momento, di dire noi siamo qua a parlare di questo e invece la settimana prossima il Club Alpino Accademico, niente po' di meno che il Club Alpino Accademico, parlerà in sede nazionale in Val Camonica su un tema che francamente a me sembra veramente stupido. E io lo dico, voglio essere libero, per Dio, di dire che questo è un tema stupido. La mia libertà, che poi è anche la nostra libertà, di pensarla come vogliamo, senza offendere nessuno, però che nel 2012 si voglia parlare, se in questo momento l'alpinismo italiano è o non è all'altezza di quello che dovrebbe essere, a me sembra veramente un tema proprio provinciale, stupido e di nessuna considerazione sostanzialmente. Poi magari verranno fatti anche interventi sicuramente in cui verranno dette delle cose molto belle, molto, non sto dicendo
che non succederà niente di interessante, però il tema a me sembra che dovrà essere scelto in un altro modo ed è la mia libertà di dirlo, ok? Quindi sto parlando di questa libertà, non altre, ok? Il problema maggiore per cui la libertà in questo momento è aggredita ed è minacciata nella sua appunto durevolezza è la cosiddetta società sicuritaria, che è un termine nuovo perché in effetti in italiano non esiste sicuritario, però in francese invece sécuritaire esiste e noi l'abbiamo tradotto un po' così come capita. Sicuritaria. Cosa significa? Che questa nostra società nella quale viviamo, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, moltiplica e aumenta le proprie iniziative di sicurezza per i cittadini. Ora, è chiaro che non ci può essere autostrada senza guardrail, no? È chiaro che ci devono essere delle sicurezze, per esempio, sul lavoro. È chiaro che ci devono essere tutta una serie di cose che vanno regolamentate e sulle quali nessuno ha proprio niente da ridire. Ma quando la società tende, e questo è esattamente quello che sta succedendo, a influenzare, educare, costringere a volte con la legge ad una sicurezza a tutti i costi, che poi in genere è sempre una sicurezza pretesa, è sempre una sicurezza formale, è sempre una sicurezza burocratica, non è la vera sicurezza, allora noi dobbiamo veramente cominciare a tremare. Questa è la mia, sempre chiaramente, è la mia opinione. Questa società sicuritaria è estremamente pericolosa. È quella società per cui ormai non c'è nessun professore di scuole medie o maestro di scuole elementari che vada in giro tranquillo a portare in giro i ragazzini a fare una anche piccola piccola gita, perché tutti quanti temono, e giustamente, che se un bambino si fa la bubù a un gomito, no, vengono fuori delle responsabilità e delle tragedie e delle seccature enormi per chi era responsabile di questa gita, cioè di questo poveretto che si è preso questa gatta da pelare, no? Non parliamo poi delle guide alpine o di chi lo fa per mestiere, che chiaramente, giustamente, sono nell'occhio del ciclone, e queste guide, questi professionisti rischiano comunque, perché anche se hanno la, come dire, la propria tessera in regola, la propria assicurazione in regola, tutto in regola, no? Comunque se succede una disgrazia sono immediatamente perseguiti, perché c'è questa volontà pazzesca di trovare il responsabile ad ogni costo, sempre e comunque, quando a volte invece di responsabilità è evidente, è proprio super evidente che non ce n'è in maniera particolare, il destino, quello che si vuole, purtroppo dobbiamo andarcene tutti e prima o poi capita. Quindi c'è questa aggressività della società nei confronti di chi ha delle iniziative che è veramente incredibile, e si vorrebbe tutto quanto ridurlo nelle scatole. Allora l'arrampicata va nei locali indoor, no? Nei locali al chiuso, tutte le attività vengono programmate con i corsi, con tutto quello che è dovuto, comprato nei negozi di articoli sportivi, eccetera, eccetera, e non c'è mai questa, che invece una volta c'era, questa gioia di vedere una persona che si, ma non una persona, anche un bambino, che si prende la libertà vera di fare un qualche cosa che è, non dico contro, ma che non è contemplato, non è classificato. Io vorrei vedere dei bambini che continuano ad arrampicarsi sugli alberi, come facevamo noi. Ma chi è che non è mai caduto da un albero? Io sono caduto almeno una decina di volte, specialmente dai fichi, cattivissimi. Quelli si spaccavano regolarmente. Bam! Arrivavo giù per terra,
Dio ha voluto che fossi qui ancora oggi a seccare le persone, però non mi è successo niente. Qualcuno magari invece gli è successo qualcosa, ma non è detto che se noi impediamo per legge che i bambini salgano sugli alberi non succeda nulla di questo genere. Questo lo sapete perfettamente, è assurdo, non succederà mai. Almeno la libertà di fare questi giochi. Vogliamo ridurre la sala scalata degli alberi, classificata anche quella, no? Dove c'è l'albero più alto, l'albero meno alto. Ma il bambino non si divertirà più, perché il bambino ha bisogno di fare una cosa che vuole fare lui e non quella che vogliamo fare noi, grandi. È questo il punto fondamentale, la soddisfazione, la gioia, l'esperienza, la maturazione che può avvenire in una mente infantile per quelle cose che lui fa, per quello che fa lui bambino, è enormemente grande se lo si lascia fare. Se si cerca di costringere questa cosa non si otterrà assolutamente niente. Quindi io vorrei vedere appunto, e tradotto poi nell'alpinismo è un po' anche la stessa cosa, cioè evidentemente si cerca anche in alpinismo di mettere divieti, addirittura si è parlato di patenti, patentini, sorveglianze, le guide alpine che dovrebbero sorvegliare le patenti degli alpinisti, cioè stiamo delirando, per fortuna nessuno ha ancora fatto, però insomma sono già successe delle cose, gente, carabinieri che andavano a vedere se una famigliola che girava in un bosco assolutamente piatto e senza montagne sopra, vedere se aveva larva, perché era obbligatorio per un regolamento regionale piemontese che ci fosse larva. Chiunque andava in giro sulla neve doveva avere larva, dove no, non si sa, però larva doveva esserci, no? Quindi siamo a livelli veramente incredibili. Per questo tipo di cose, e cioè per la società sicuritaria, è chiaro che dobbiamo mettersi tutti insieme a contrastare. Diceva prima Jacopelli, il blog, bisogna parlarne, bisogna insistere, bisogna formare, bisogna educare, bisogna autoeducarci anche a questo, perché evidentemente non è possibile contrastare delle leggi che oltretutto vengono anche fatte. Il sindaco che dice: abbiamo avuto questa valanga qui su questo fuoripista, allora da domani il fuoripista non si fa, questo vale per 15 giorni. Poi lo stesso comune, nella propria pubblicità, no? Nel proprio dépliant, che cosa mette da far vedere? Mette uno che sia fuoripista, perché è regolare, è così che fa. E dunque, questa è veramente anche una falsità, è proprio dire: io voglio salvare le persone, ma in realtà voglio salvare il mio di culo, perché sono io che potrei passare per responsabile, ma nessuno in una società normale ti fa passare per responsabile di una cosa del genere. Soltanto in questa società di merda vieni passato per responsabile. Ecco perché bisogna lottare, no? Per fare questo da un anno, no, è un anno che ci si pensa, però in realtà è da maggio. Esiste un osservatorio, chiamato così, Osservatorio per la libertà in montagna e in alpinismo. Al momento non ci siamo fatti ancora sentire più di tanto, perché le lungaggini nel seno al CAI sono piuttosto notevoli e quindi bisogna aspettare ancora. Poi c'è stato anche Martini che è stato operato, insomma l'estate è passata, però io mi auguro che nel giro di breve ci sarà una dichiarazione ufficiale che è nato questo osservatorio. Vi posso dire in tre parole che cosa vogliamo fare, naturalmente con l'aiuto di tutti, di tutte le segnalazioni, di tutto quello che succede da parte di tutti quanti. Ci sono dentro giornalisti, ci sono dentro avvocati, giudici, ci sono dentro persone che conoscono la legge, ci sono dentro alpinisti naturalmente, c'è dentro chi vuole, perché basta chiedere, e appena succede un fatto preciso bisogna subito cercare di intervenire e andare a vedere prima ancora dei giornalisti, che poi faranno una pubblicità pazzesca sull'argomento malfatta, vedere almeno che cosa sta succedendo esattamente. Ma io abuso
e della vostra pazienza, perché in realtà tutto questo io lo do ormai un po' per scontato, cioè nel senso che è già abbastanza avviato e quindi mi auguro che funzionerà. Al momento non posso dire se funzionerà, mi auguro che funzionerà. Spero che ci sarà questa resistenza umana alla sicurezza ad ogni costo, alla sicurezza maniacale ad ogni costo. Quella che ad aprile scorso a Trento, no? In un convegnetto lì in via Garibaldi sul soccorso alpino, ha fatto dire al responsabile, al coordinatore di quel convegno, ha fatto dire a un certo punto una frase che io riferisco, ma vi assicuro che non sto riferendo al di fuori del contesto, come a volte vengono si fanno delle frasi, no? E si dice una cosa che poi invece aveva un altro senso. No, questo è il senso che aveva. Questo signore ha detto, perché, notare che erano state, si era parlato molto di GPS e di, sì, di GPS. Quindi la frase che questo signore ha detto non era esattamente sul GPS, però si capiva che ci si riferiva a questi strumenti di, che sono indubbiamente un aiuto, ma parliamo di tecnica, no? Quello che si diceva prima della tecnica, sono strumenti tecnici. Ha detto, perché noi dobbiamo fare in modo che il signor Rossi possa andare in montagna ovunque, ovunque, in piena sicurezza. Ecco, queste sono le frasi che a me spaventano veramente, perché detta così sembra una frase piena di buon senso, in realtà è la follia totale, è la follia di questa società sicuritaria che sta ormai girando su se stessa e non si riconosce più neanche da sola. Bisogna ribellarsi a questo signor Rossi. Il signor Rossi, se vuole andare ovunque, imparerà, come tutti quanti abbiamo fatto, si farà la sua strada, si farà la sua gavetta, come si dice, si prenderà i suoi istruttori, andrà da solo, farà quello che vuole, perché ha lì libertà, no? Però, cioè, che noi dobbiamo fare in modo che il signor Rossi vada ovunque, a me sembra veramente delirante. Ma la cosa più delirante di tutte, io credo che siano le libertà che non c'è una società che cerca di togliersi, ma le libertà che noi stessi personalmente cerchiamo e vogliamo toglierci. E queste sono le più, secondo me, le più pericolose, perché però sono anche quelle sulle quali si può agire di più. Perché se uno di voi qui esce convinto che quello che dico io può avere anche una validità vaga, magari ci pensa e dice sì, effettivamente io a volte agisco, ma agisco in un modo per il quale alla fin fine sono io il primo a togliermi una vera libertà. E vi faccio alcuni esempi, forse un esempio perché non ho tempi, ma ne potrei fare decine. Prendiamo per esempio un signore, un arrampicatore, che è lì che sta per iniziare una lunghezza di corda, non so, di settimo grado, adesso per dire un numero, però lui, poverino, non ha non ha il grado così, no? Cioè, quindi ha magari un po' di paura, forse è arrivato fin lì, non aveva capito bene che razza di via fosse, qualcuno gli aveva raccontato delle cose che non erano vere, può succedere, perché uno magari va in giro col telefonino, va in giro con il tutto quello che ha potuto scaricare da internet, va in giro con le previsioni del tempo e si dimentica magari di andare a guardare un libro di storia a vedere cosa dice di quella via. Insomma, questo purtroppo succede, per cui tecnica sì,
conoscenza vera, no. Lui ha paura, però un po' il compagno, un po' che loro ormai sono lì, un po' che comunque bisogna tornare a casa con il risultato, un po' per una qualunque motivo di questi stupidi va e poi magari cade, si fa male, insomma, non voglio dire niente di... Io dico questo solo per esempio, no? Cioè, lui non aveva voglia, in realtà, di andare su quel tiro lì. Non aveva per niente voglia, lo sentiva dentro di sé, ma ci è andato ugualmente perché testa dura e magari perché qualcuno, lui aveva magari paura del giudizio di qualcuno, tanti motivi. Ecco dove dico che ci stiamo togliendo la libertà. Io devo avere la libertà di sentire, io personalmente, che io su quel tiro non sono capace di salire, punto. Fine. E tornare indietro, oppure mandare avanti il compagno, cioè trovare una soluzione. Ma io no, perché io non sono in grado. E lo sai dentro di te. No, si va lo stesso, comincia a tremolare il piede, no? Quelle robe terrificanti. Ecco, questo è un togliersi la libertà da soli. Perché la libertà non è soltanto quella di riuscire a fare il settimo, l'ottavo, oppure di andare su una via piuttosto che un'altra, proibita o non proibita. La libertà è anche quella di agire bene. La libertà è quella di autodeterminare la propria azione. È quella di autoresponsabilizzarsi, indipendentemente da tutto quello che c'è scritto su internet, tutto quello che ti hanno detto. Sei tu che sei responsabile di quello che stai facendo. Questa è la vera libertà. Se manca questo, la libertà non c'è. Ecco perché dico, spesso noi cerchiamo di toglierci. Grazie dell'applauso. Comunque sto quasi per finire. Se era l'invito, ci siete riusciti. No, proprio più solo pochissime cose. Solo ribadire, ecco, che si è detto tante volte che la vera sicurezza è quella dentro, che abbiamo dentro o che non abbiamo dentro. Di noi. La vera sicurezza è quella che abbiamo dentro di noi, non quella che sta fuori. Non sta nello speed che c'hai lì, nella ferrata, nel GPS, nel tutte queste robe che ci portiamo dietro, che noi abbiamo, che sono orpelli che Angelo Di Bona non ci aveva, che è Di Bona è morto di vecchiaia. Per dire, ce ne sono tanti altri, no? Che sono riusciti a fare delle cose eccezionali, Riccardo Cassì, e che sono Walter Bonatti, che sono morti di vecchiaia, no? Quindi questi ragazzi ne hanno fatte di bravate nella vita, se ne sono prese di libertà, eppure evidentemente l'hanno prese bene queste libertà. E poi c'è anche un'ultimissima cosa che mi viene in mente e che aiuta, perché quando siamo noi che vorremmo toglierci della libertà e non ce ne accorgiamo perché è difficile accorgersene. A volte inconsciamente si chiede anche aiuto al compagno. Mi viene in mente, per esempio, il grande Andrea Andreotti, non che l'abbia sentito io personalmente, questo è un episodio che mi ha raccontato qui presente Marco Furlani, suo compagno di portata in tante occasioni. E questo sembra che nei momenti più di lotta, no? Proprio di corpo a corpo con la montagna, quando era chiaro che lì c'era o si passa, insomma, oppure si torna indietro, però il chiodo non entra, insomma, sembra tutto difficile, c'è un piccolo albero, ci metto un cordino sull'albero, queste cose che vabbè, si facevano. Una volta si fanno anche adesso, ma queste cose che faceva Andrea Andreotti pare che dicesse: ciò con te che adesso mi esalto. Al di là del fatto che ridete, rido anch'io e io ho riso come un
cioè, per me fa ridere, questa cosa qui fa ridere, no? Proprio veramente mi fa ridere. Ocio poteca, adesso non esatto. Ma ragazzi, ma questa è una richiesta d'aiuto. Perché il problema qual è? Che la sicurezza che noi abbiamo dentro di noi, quello che è veramente sicuro di sé, sa anche che potrebbe sbagliare, e cioè che potrebbe essere troppo sicuro di sé a tal punto da commettere l'errore di andare avanti dove invece non dovrebbe andare avanti. Non è il caso di prima, di quello che è lì che trema sotto il tiro, che non è capace di fare. Questo è un altro caso. E allora chiede aiuto al compagno, occhio a te. Come dire, fermatemi se mi vedete un po'. Grazie.